Ciao, sono Susan Bauerman, dietologa. Se non avete mai preparato un'insalata di cetrioli, sarete sorpresi di scoprire quanto è buona. Oggi vi mostrerò come preparare un'insalata di cetrioli veloce e deliziosa con pochissimi ingredienti. L'insalata di cetrioli non è solo gustosa, ma è anche naturalmente priva di calorie ed inoltre potete mantenerla in frigorifero per qualche giorno, se non la mangiate tutta quando la preparate. Vi mostro cosa fare. In genere, io preferisco utilizzare dei cetrioli abbastanza grandi, o comunque dei cetrioli di grandezza media. Voi, se preferite, potete anche utilizzare una versione più mini dei cetrioli, come questi più piccoli, che non necessitano di essere sbucciati perché la buccia è molto fine. Ora sbuccerò il mio. Innanzitutto, togliamo le estremità del cetriolo e invece di sbucciarlo per intero, lasciamo delle striscioline di buccia. E la ragione per cui lo facciamo è che c'è più sapore nella buccia. Inoltre, la nostra insalata risulterà essere più carina alla fine. Ecco fatto. Ora, la prossima cosa da fare è tagliare finemente il cetriolo. Avete due possibilità. Potete farlo con un coltello, se volete, ma non è semplice perché dovete tagliarlo finemente. Oppure potete utilizzare uno strumento come questo ed accertarvi che vi siano dei fori come questi su un lato. Lo mettiamo qui dentro, al recipiente, e facciamo delle fettine sottili di cetriolo. E se guardate, potete vedere che è questa la dimensione ottimale. Ora continuerò a tagliare tutti i miei cetrioli. Ok, vedete? Ho tagliato i cetrioli e ora quello che farò è aggiungere delle verdure ed erbe aromatiche. Una cosa importante è che se volete aggiungere delle verdure all'insalata, assicuratevi di tagliarle finemente, così come avete tagliato i cetrioli, di modo che possiate poi condire il tutto al meglio. A me piace aggiungere degli anelli di cipolla rossa della stessa grandezza, perché amo la combinazione tra cipolla rossa e cetriolo. E per quanto riguarda le erbe aromatiche, aggiungo del prezzemolo. La prossima cosa che faremo è aggiungere il condimento all'insalata. Ed è una cosa piuttosto facile da fare, perché lo si fa tutto assieme, all'ultimo momento. Potete mettere tutti gli ingredienti sopra e poi capovolgerla quando la mettete in frigorifero. Ci sono quattro passaggi chiave per preparare il mio condimento. Userò qualcosa di acido, qualcosa di dolce, poi qualcosa di salato ed infine qualcosa di speziato. E una delle ragioni per cui l'insalata è così buona è che incontra tutti i gusti grazie a questi differenti sapori. Per quanto riguarda la parte acida, aggiungiamo del succo di lime e ovviamente se volete ricevere l'intera ricetta di oggi potete visitare il sito discovergoodnutrition.com e mandare delle email. Per la parte dolce usiamo dello sciroppo d'uva. Per la parte salata aggiungiamo semplicemente del sale da cucina. E per le spezie utilizziamo del peperoncino rosso, aggiungendo i semi essiccati di peperoncino nella quantità che preferiamo. Ad alcuni l'insalata piace più piccante, ad altri meno. Regolatevi quindi in base ai vostri gusti. Ecco fatto. Bene. Ora mescoliamo delicatamente il tutto, così da amalgamare tutti i sapori tra di loro prima di riporla in frigorifero. Come vedrete, dopo che è stata in frigorifero per almeno 30 minuti, gli ingredienti si saranno mescolati alla perfezione e l'insalata si sarà ammorbidita molto, così che sarà più facile maneggiarla per servirla. Copriamo la nostra insalata così e mettiamola in frigorifero per almeno 30 minuti, ma anche di più va bene. In questo modo vedrete che gli ingredienti si saranno amalgamati e i cetrioli ammorbiditi. Ecco la mia insalata. Ovviamente l'ho preparata prima. E se date un'occhiata, potete vedere del liquido nel recipiente e vedete che tutti gli ingredienti si sono amalgamati alla perfezione e che i cetrioli si sono ammorbiditi, mantenendo però anche una buona croccantezza. E inoltre possono rimanere in frigorifero per qualche giorno, il che è ottimo. Ovviamente potete fare delle variazioni. Ricordatevi, abbiamo quattro tipi di ingredienti. Qualcosa di acido, qualcosa di dolce, qualcosa di salato o qualcosa di speziato. Per la parte acida io uso il succo di lime,
ma voi potete usare il succo di limone, dell'aceto di mele, un aceto di sidro o più semplicemente aceto di vino. Potete anche usare dell'aceto balsamico, che ovviamente rende l'insalata di cetrioli un po' più scura. L'altra componente è quella dolce. Io ho usato uno sciroppo d'uva, ma si può anche usare dello zucchero bianco o di canna. Si può usare dello sciroppo d'acero, oppure se volete un'insalata priva di zuccheri, si può utilizzare del dolcificante. Il terzo componente che ho utilizzato è il sale. Ho aggiunto del semplice sale marino, ma se siete più creativi potete utilizzare del sale rosa o del sale di pesce, che è molto comune nella cucina thailandese e che è delizioso con i cetrioli. Infine ho utilizzato del peperoncino. Ho usato dei semi di peperoncino rosso, che è abbastanza piccante, ma voi potete usare anche del pepe bianco o del pepe nero. Se amate molto il piccante, potete usare dei peperoncini freschi o anche una salsa al peperoncino, come il tabasco. Altre variazioni possono riguardare le aggiunte di verdure. Io ho aggiunto degli anelli di cipolla rossa, ma altri tipi di verdura che potete aggiungere sono ad esempio delle carote, che danno anche un bel colore all'insalata. Oppure potete tagliare finemente dei peperoni rossi o gialli, che sono ottimi. Ed infine le erbe aromatiche. Io ho usato del prezzemolo, che è veramente ottimo con i cetrioli, ma un'altra erba deliziosa in questa insalata può essere la menta. Bene, ora conoscete questa insalata e potete prepararla. In genere a casa la utilizziamo come contorno a qualche piatto, ma possiamo anche prenderne una quantità come questa e metterla sopra ad un'insalata verde per pranzo, senza poi aggiungere altri ingredienti, perché la nostra insalata di cetrioli è già condita. Un'altra cosa deliziosa è utilizzarla come salsa, per esempio, per del pollo alla griglia. Un altro uso molto buono è quello di metterla all'interno di morbidi tacos. Prepariamo quindi i tacos mettendo al centro i cetrioli. Da una parte un filetto di pesce e dall'altro un'ottima tortillas. È buonissimo! I cetrioli contengono un piccolo quantitativo di vitamine e sali minerali, ma sono ricchi di acqua, quindi sono ottimi per il fabbisogno giornaliero. Dall'altro lato, uno o due cetrioli contengono meno di 15 calorie e, dato che non abbiamo aggiunto grassi all'insalata, che contiene solo una piccola quantità di zuccheri, tutta l'insalata contiene pochissime calorie. È ottimo avere qualcosa da mangiare che sia naturalmente privo di calorie e, se l'insalata vi piacerà, vorrete fare come me. Prepararne tanta così da mangiarla per un po' di giorni. Mi piace molto utilizzarla come snack quando voglio qualcosa di croccante e di saporito. È molto più salutare delle patatine.